La Juventus è il posticipo. Troviamo l'Inter con 22 punti, seguono 17 Juventus e Parma, 15 Roma, 14 Lazio e Vicenza, 13 punti per l'Udinese, 11 punti per Fiorentina, Milan, Sampdoria, 10 per Brescia, Atalanta, 7 per Empoli e Bari, 6 punti per il Bologna e Lecce, 4 per il Napoli, 3 per il Piacenza. Naturalmente Napoli e Juventus una partita in meno. Ecco i giocatori del Milan e del Brescia che indossano le maglie dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, un'iniziativa che ha mobilitato tutti gli stadi di Serie A e B. Come avete già visto sulle maglie, la scritta un gol per la ricerca. Vediamo i due capitani Maldini e Neri con l'arbitro Farina, ora la sintesi dell'incontro montata da Mauro Gandiani. Albertini al terzo cerca di sorprendere Zunico. Leonardo sulla sinistra, dentro per Weah, molto bravo in anticipo il portiere del Brescia. Sesto minuto, Groviglio a centrocampo, Kluivert perde palla, ma Banin, guardate, serve involontariamente Ba. Il francese mette in mezzo per Leonardo, sinistro al volo, d'esterno e palla nell'angolo. Primo gol in campionato per il brasiliano Leonardo, 1-0 per il Milan. Rivediamo questa conclusione, a dire il vero sporca il pallone che accarezza il palo e va in rete. L'esultanza dei milanisti, preoccupato invece Paolo Ferrario che sostituisce sulla panchina del Brescia Materazzi operato da appendicite. Ferrario sulla destra. Potrebbe pareggiare il Brescia al decimo, torre di Neri per Hübner, prodezza di Taibi. Da un'altra inquadratura, Hübner in scivolata, Taibi in tuffo. Quindicesimo, brutto retropassaggio di De Paola, scatta Weah ma è veloce in uscita anche Zunico. Capello in versione direttore d'orchestra, il Milan esegue gli ordini con una fantastica azione di Ba. Seguiamola. Il 24enne d'origini senegalesi in velocità fa fuori Banin, Kozminski, serve Leonardo per il 2-0. Milan 2, Brescia 0 al 24esimo del primo tempo. Doppietta di Leonardo, doppio assist di Ba. Rivediamo il tunnel ai danni di Binz, la rete di Leonardo. L'abbraccio fra i due. Weah molto mobile quest'oggi, ha di fronte Binz e Savino, arriva tu per tu con Zunico, chiude bene il portiere. Si riporta in avanti il Brescia, Hübner, c'è un varco davanti a lui, il suo tiro fuori di un metro. Sta per finire il primo tempo, contropiede di Neri, carambola sfortunata su Zighe, va al tiro Neri, Taibi intercetta ma non può niente sulla ribattuta di Hübner. Settima rete stagionale per Dario Hübner. Milan 2, Brescia 1. L'intervento di Hübner, la conclusione vincente. Nel primo tempo si chiude con un'ammonizione a Kluivert, anche oggi l'olandese non ha brillato. Le immagini si riferiscono al secondo tempo, una ripresa avara di emozioni, Weah ci prova dalla distanza, si distende Zunico. Anderson al posto di Kluivert in campo. George Weah, ancora lui, colpo di testa centrale, un'ultima azione, Ba migliore in campo, dentro per Anderson che non aggancia. Il Milan torna a vincere a San Siro dopo sei mesi, bene i rossoneri nella prima mezz'ora, poi un calo, secondo tempo inguardabile. Leonardo uomo gol, Weah ha costruito molto ma non ha segnato, Ibrahim Ba l'atleta che oggi ha fatto la differenza. Aspettando Weah, aspettando Kluivert, il Milan risale lentamente la classifica ma è ancora lontano, ci sembra, dalla condizione migliore. È tutto. Di fronte per la prima volta i due tecnici più giovani della Serie A, 38 anni per Ancelotti e Spalletti, 76 anni in due, uno in più di Nils Liedholm, 19 ne ha Ada Hilton che risulterà decisivo. Ci sono 1000 tifosi dell'Empoli tra i 18.000 del Tardini. Comincia bene l'Empoli, primo minuto ci prova Esposito, il tiro è a lato. Sempre l'Empoli in avanti, all'inizio Parma molto, molto contratto, viene da due sconfitte importanti. Ficini al volo trova il corpo di Thuram. Un Parma, dicevamo, brutto, sbaglia anche Thuram, che di solito sbaglia poco o niente, però Martuscello chiede un po' troppo al proprio piede destro. Il Parma si vede per la prima volta con Blomqvist, molto positivo soprattutto nella ripresa, lo svedese. Recupera caparbiamente un pallone sulla fascia sinistra, riesce a crossarlo al centro, trova però la deviazione sporca e facile preda di Kocic, Ada Hilton. 27esimo, ecco l'inquadratura per Ada Hilton, per la prima volta dal primo minuto in campionato. Ci prova Cannavaro, un po' la sintesi di un Parma che non ha idee, ci sono i primi fischi per
il Parma. Un tiraccio di Fabio Cannavaro che torna sulle proprie posizioni. 31esimo, ancora una bella giocata da parte di Blomqvist che serve al centro Dino Baggio, il destro di Dino Baggio, sibila al lato della porta di Kocic. Non è comunque un primo tempo particolarmente bello, qui c'è la bella giocata da parte di Stanic, ad Ailton un po' troppo lungo per Crespo, esce Kocic e spazza di piede in un fallo laterale. Inquadratura per Hernan Crespo, qualche problema con i suoi tifosi. Una bella iniziativa da parte di Esposito che ha giocato molto bene ma era troppo isolato in avanti. La giocata su Sensini, la palla dentro per Pane, bello però l'intervento di Cannavaro che salva la propria difesa. Spalletti forse pensa che questa partita si può anche vincere e ci introduce alla ripresa quando dopo 4 minuti Mussi è costretto ad uscire per un infortunio alla spalla, cambia il Parma, entra Orlandini che andrà a fare in pratica l'ala destra, Stanic retrocederà nel ruolo di terzino destro. 12esimo, prima vera occasione del Parma, Crespo la spreca così. È sempre Blomqvist l'uomo che fa un po' la differenza sulla fascia sinistra perché è un po' calata la energia fisica di Ametrano. Da Blomqvist ad Ailton, palla difficile fuori, siamo al 18esimo. Ancelotti indica la strada del successo ai suoi, è il momento migliore del Parma. Lancio di Orlandini, l'errore di Fusco serve praticamente Crespo, pronta la botta di destro, pronta anche la risposta di Kocic. Poi l'azione prosegue, c'è il fallo di Dino Baggio. Esce Crespo, entra Maniero, 24esimo della ripresa, entra Pippo Maniero da un cross da corner di Orlandini, proprio colpo di testa dell'ex veronese salvato sulla linea da Pane. Rivediamo il salvataggio di Pane a Kocic battuto, siamo al 26esimo, arriviamo al 28esimo, Orlandini prova il giro di sinistro, l'errore clamoroso di Kocic, serve su un piatto d'argento, il primo gol in campionato per Ada Hilton, 19 anni, scelta azzeccata oggi per il sostituto di Chiesa squalificato. Passano 10 minuti, il fallo di Baldini su Blomqvist, Baldini si arrabbia, pone gli spogliatoi e metterà il fallo c'era, ecco il replay, fischia Bettin. È il terzo gol in questo campionato per Nestor Sensini, 2-0 per il Parma, la partita si chiude qui e solo in questo momento l'Empoli cerca di affondare il colpo. Una bella azione, Cappellini, Esposito, Buffon firma la presenza con una parata delle sue. Dunque Parma decisamente brutto soprattutto nella ripresa, capiamo che i ragazzi fossero particolarmente nervosi, arrivavano da due sconfitte importanti, l'Empoli ha giocato molto bene ma ha avuto il torto di non affondare il colpo quando poteva farlo e forse Spalletti si starà un po' mordendo le dita. Certo, l'episodio di Kocic nella ripresa, l'errore di Kocic nella ripresa ha cambiato la partita, ancora una volta un episodio tradisce i toscani. Il Parma in questa maniera si salva, arriva alla sosta un po' rigenerato, ricordiamo che quando riprenderà il campionato il Parma sarà ospite della Juventus. È tutto dal Tardini. Roberto Baggio per la prima volta a Vicenza da avversario in una partita di campionato. Bologna senza Anderson, al suo posto Kolivanov. 8° minuto, Ambrosetti sulla sinistra, il cross contatto Luiso Paramatti nell'area del Bologna, è rigore dice l'arbitro Rossi di Ciampino. Paramatti non è d'accordo e si vede, i compagni lo trattengono a stento. Un episodio che rivediamo, un episodio che ha fatto e farà discutere. Sul dischetto il capitano del Vicenza, Mimmo Di Carlo. Pallone da una parte, Sterchele dall'altra e il Vicenza in vantaggio. 9° minuto del primo tempo, a segno Mimmo Di Carlo. Proteste del Bologna per questo contatto nell'area vicentina fra Beghetto e Kolivanov. Si prosegue. 35esimo, punizione per il Bologna. La calcia Baggio, nel mucchio spunta una testa, è quella di Marocchi ed è il pareggio della formazione emiliana. Marocchi va a ringraziare l'autore dell'assist, Roberto Baggio. Rivediamo da dietro la porta la deviazione vincente del capitano bolognese. Con la sintesi montata da Andrea Moretti andiamo alla ripresa. 11esimo, l'iniziativa di Roberto Baggio sulla sinistra, ha davanti a sé Belotti e Di Carlo, li supera entrambi, poi tenta la carta del pallonetto, è gol e che gol! Sfiora soltanto Brivio con la punta delle dita, l'esultanza di Roberto Baggio, per lui gol numero 136 in Serie A, il 7° di questa stagione, lo rivediamo. Corre ai ripari Guidolin, esce Ambrosini, un centrocampista, entra Otero, un attaccante, il Vicenza deve recuperare. 19esimo, angolo lo calcia Schenardi, il tocco per Di Carlo, il cross e all'appuntamento con la deviazione c'è proprio Marcelo Otero, colpo di testa e gol per il 2-2, l'uruguaiano rientrava, mancava dalla prima giornata di campionato. Nervo chiede triangolo a Kolivanov, lo ottiene, proprio Otero lo mette giù e fra lo stupore generale Rossi estrae il cartellino rosso, era il primo fallo di Otero, la cui partita è durata 10 minuti e 50 secondi, per lui comunque il gol del momentaneo pareggio.
Altro cambio, entra Firmani ed esce Ambrosetti nel Vicenza. Una spallata di Colivano fa di cara, per il russo è il secondo cartellino giallo in 50 secondi. Doccia anticipata anche per lui, si torna in parità numerica, 10 contro 10. Proteste del Vicenza per questo mani di nervo per il quale Rossi non estrae il cartellino giallo. Ulivieri chiede a sua volta il cambio, esce Nervo ed entra Fontolan. 40esimo, il retropassaggio di Roberto Baggio, un malinteso con Cristallini, allora ne approfitta Schenardi. Avanza il centrocampista, evita lo stesso Cristallini, il destro dal limite, un rimbalzo tradisce Sterkele ed è il gol del 3-2 per il Vicenza. Gol di Marco Schenardi, ex Bologna, 13 presenze e un gol per lui nella scorsa stagione. Rivediamo la sua conclusione centrale, violenta, e per Gino Sterkele è la beffa. 10 anni per lui nel Vicenza, dal settore giovanile alla Serie B. Minuti finali, lungo cross di Di Carlo, Luiso controlla e va alla conclusione. È gol, ma la sua esultanza dura poco, l'arbitro infatti annulla per un presunto fallo di mano. Le immagini sono queste. E poi Torrisi sembra chiedere a Pasquale Luiso, l'hai toccata con la mano la palla? Luiso dice di no e Torrisi sembra dirgli, cosa vuoi farci? Dunque 3-2 il finale al Menti. Zeman fa giocare il Ghera e Dal Moro al posto degli squalificati di Biagio e Candelà. Nel Bari assente Ventola, Fascetti schiera una sola punta. Senza esito la prima azione della Roma, che poi va in gol al decimo minuto. Totti ispira Paolo Sergio, sul quale commette fallo Malghetti. Calcio di punizione in favore della Roma, la batte Totti ed è il gol dell'1-0 appunto al decimo minuto, seconda rete per Totti in campionato. Felicità per il fantasista della Roma ed anche per i tifosi al seguito. Rivediamo la grande punizione di Totti che si infila nell'angolo alla destra di Mancini. Va in gol il Bari con Masinga, ma è nettissimo fuori gioco. Ancora la Roma, ancora Totti, gran tiro dalla distanza che va di poco oltre la traversa. Nel Bari entra Guerrero, un attaccante, al posto di Manighetti, un difensore. Ma è ancora la Roma ad imperversare, soprattutto sulla fascia destra, con il tandem brasiliano Cafu che tira, ma Mancini devia in angolo. Ancora Paolo Sergio e Cafu, e Paolo Sergio che entra in aria, diagonale, che colpisce il palo. La palla torna tra le braccia di Mancini. Dopo un minuto e mezzo il raddoppio della Roma, questa volta entra in aria Cafu, gran tiro, la palla è modellata da Garzia sul piede di Balbo che realizza la settima rete in questo campionato. Rivediamo il gran tiro di Cafu e la palla poi depositata in rete da Balbo senza problemi. Profondo lancio di Necru in direzione di Volpi che ha un ottimo controllo, entra in aria il centrocampista del Bari, aggira Aldair e Consel e manda in rete 2-1. È il primo gol del Bari di fronte al proprio pubblico in questo campionato. Con le immagini montate da Massimo Amato passiamo alla ripresa. Ripresa che inizia sempre sotto il segno di Totti. Grande intuizione del fantasista della Roma per Paolo Sergio che manda fuori. Cross di Guerrero per Giorgetti che non riesce a coordinarsi. Ancora la Roma, il traversone di Tommasi, il grande tiro di Totti, una prodezza, autentica prodezza. Che rivediamo, perfetto il collopiede di Totti che batte Mancini, 3-1. Punizione di Volpi, la palla a Sala che in fuorigioco, Pairetto fischia e ovviamente annulla. Paolo Sergio tutto solo, fa l'altruista, cede a Balbo che è in offside, chiaramente in offside, anche questa rete non convalidata. Angolo di Guerrero, Sala, Consel è bravissimo, allontana la difesa. Ancora il Bari con Giorgetti sulla destra, diagonale e neutralizza Consel. Entra Del Vecchio al posto di Babbo e si procura un calcio di rigore. Mancini si dispera, rivediamo. L'attaccante della Roma va a terra, Pairetto concede il penalty. Tira lo stesso Del Vecchio, ma Mancini para. Immenso. Tanto freddo e pioggia battente allo stadio Friuli. Parola d'ordine per l'Udinese, dimenticare l'Ajax. Per il Piacenza approfittare dell'eventuale battuta vuoto dei bianconeri. Che al quarto vanno in rete con Birov, ma l'arbitro Serena annulla per fallo precedente del tedesco. Al nono un rimpallo favorisce Dionigi che costringe Bertotto al fallo. Dentro o fuori area? Il biancorosso non ha dubbi, ma rivediamo. E Dionigi sembra, almeno con i piedi, rimanere fuori area. Sulla punizione di Scienza si salva con i pugni turci. Preme l'Udinese al quarto d'ora, punizione di Valem, Amoroso alza campanile. E Poggi inventa un destro al volo che Sereni ribatte con estrema bravura. I bianconeri
faticano un pochino a fare gioco anche per il campo impossibile, ma insistono sempre all'attacco. Ma Valem prima con un tiro sballato, quindi Poggi anticipato da Polonia, non trovano il tempo giusto. Ecco, vediamo l'anticipo di Polonia. Pierini per Birov, al limite verso Amoroso, interviene Bjerkovud ed è fallo netto. Punizione di Poggi, gran sinistro e gol, il 45esimo, l'Udinese passa in vantaggio. Rivediamo la rete di Poggi, il bel sinistro che batte Sereni, magari messo un po' troppo centrale rispetto al suo palo. Continua a piovere anche quando comincia la ripresa, si accendono i fari, i bianconeri che insistono. A sesto Gianni Chedda entra in area, ma Dellicarri dopo lo slalom ne stoppa il tiro. Al 12esimo Amoroso in copertura entra duro su Dionigi, che da terra colpisce il brasiliano con un calcio al petto, proprio sotto gli occhi del guardialinea e contente. Ecco, rivediamo il sinistro nel petto del brasiliano. Espulsione per Dionigi e Piacenza in 10. Angolo per l'Udinese, Birov di testa, Scienza salva sulla linea. Al 24esimo, ecco qui ancora un tiro di Gianni Chedda, gran volo di Sereni. Poi Rastelli, appena entrato per Valotti, da Piovani, tutto bene tranne il tiro. Poi Birov appoggi, tocco per Amoroso, gran destro e ancora Sereni straordinario deviando in angolo. Esce Bacchini, vedete in che condizioni, entra a statuto nel Piacenza, poi Murgita per Rossi. E al 40esimo Locatelli lancia proprio statuto sulla sinistra, dribbling a rientrare, fallo di Sacchetti ed è rigore. Rivediamo l'intervento di Sacchetti, nettamente da punire. Batte Birov a modo suo ed è il gol del 2-0 che chiude la partita. Vittoria meritata dell'Udinese che, mutuando uno slogan pubblicitario, si può dire riparte di slancio, mettendo in mostra tanta volontà ma soprattutto un carattere vincente straordinario. E oggi, credetemi, non era assolutamente facile. Il Piacenza ha avuto solo il torto di incappare in questa Udinese. Alla fine della partita Guerini ha avuto un violento sfogo nei confronti dell'arbitro, ma le decisioni, abbiamo visto, sono apparse tutte abbastanza giuste. Forse un po' di amarezza per la classifica che in effetti comincia a diventare pericolosa. Lina Galeazzi. È il debutto di Domenico Morfeo dal primo minuto, la novità principale della Fiorentina che non c'entra la vittoria da 5 partite. Schema tattico chiarissimo fin dai primi minuti con il Lecce che si preoccupa solo di contenere. Al 12esimo di poco al lato è la diagonale di Battistuta. 16esimo Rui Costa ancora per Battistuta che non si fida del suo sinistro per la battuta al volo e l'occasione sfuma. Un minuto più tardi il gol dei Viola. Serena la sua conclusione, la palla è sul palo dopo la ribattuta di Oliveira. L'azione sembra finita, invece Morfeo va a recuperare il pallone sulla sinistra, retroguardia del Lecce un po' sorpresa, Battistuta, il colpo di testa sul quale Lorieri non può intervenire. Fiorentina in vantaggio grazie ancora una volta al suo uomo più rappresentativo, anche se forse c'è stata una leggerissima deviazione di Rossini. Prezioso suggerimento di Morfeo per Battistuta, contatto con Viali, l'arbitro Branzoni non ha dubbi, cartellino rosso per il centrale pugliese, Lecce quindi in 10 dal 33esimo, si incarica della punizione, Morfeo Lorieri non si fa sorprendere. Prandelli richiama Govedarica dentro Baronchelli, un difensore per un centrocampista, quindi si continua a giocare però ad una porta, Rui Costa dentro per Oliveira, posizione regolare, Lorieri costretto all'intervento di piede. Una punizione di Battistuta, Lorieri respinge a pugni chiusi, in pieno recupero il raddoppio Viola. Guardate come Battistuta ruba palla a Cyprien, per Oliveira non è difficile segnare il 2-0 per il brasiliano di passaporto belga, una rete carica di significati dopo qualche prestazione un po' sottotono e con qualche polemica anche. Soddisfatto Malesani per il risultato e per il gioco della sua squadra, problemi e grossi per Prandelli, anche perché il suo Lecce fa di tutto per complicarsi la vita in avvio di ripresa, al quinto per esempio quando Maurizio Rossi, un fiorentino fra l'altro, batte così Lorieri nel tentativo di anticipare Sereno, un autogol netto, presenza numero 200 in Serie A per Piacentini al posto di Kois, con le immagini preparate da Carla Provvedi Ridolfi, ecco una delle rarissime incursioni del Lecce, fallo di Schwarz su Martinez. La punizione di Casale, l'ottima parata di Toldo da 3 gare imbattuto. Ma di gol ne arrivano altri della Fiorentina, travolgente l'azione del 4-0, Rui Costa per Battistuta, colpo di tacco a smarcare Oliveira, lo rivediamo, e gol. Doppietta per Oliveira, Rui Costa e Morfeo hanno distribuito palloni uno dietro l'altro, al 48esimo l'ultima invenzione dell'ex atalantino che Battistuta trasforma nel quinto gol della Fiorentina, una grande domenica per l'argentino che festeggia dopo 10 mesi il ritorno in nazionale.
la Fiorentina, una bella Fiorentina davvero, e il risultato del resto parla da solo, con un Morfeo in più e non è poco. Malesani sembra, come d'incanto, aver risolto il problema del gol. Lecce inguardabile, la sua partita potremmo dire è finita alla mezz'ora con l'espulsione di Viali. Linea Galeazzi. Grazie. Una giornata particolare per Roberto Mancini, già nel cuore dei tifosi della Lazio, per sempre nel cuore dei tifosi doriani, dopo 15 anni alla Samp, 424 partite, 132 gol in campionato. Bel gesto di Ferron, che va a baciare sulla panchina della Lazio Sven Goran Eriksson, ex tecnico di Cerchiato. Lazio con difesa inedita, Gottardi, Grandoni, Lopez e Pancaro, Marcolini sostituto di Jugovic, nella Sampdoria Dieng e Legle per Mihajlovic e Pesaresi, Klinsmann e Montella in attacco. Il primo tentativo biancoceleste di Fuser con deviazione in angolo di Mannini. Buon lavoro di Pancaro, cross Mancino, girata di Casiraghi, attento Ferrone. Si batte come può Mannini alla sua 350esima gara in Serie A. Mancini, Casiraghi, ancora Mancini, buon controllo, ingresso in area, numero con il destro, c'è Balleri, giù Mancini e Pellegrino comanda il calcio di rigore. Balleri tocca la gamba sinistra di Mancini, che batte anche violentemente la faccia a terra, senza conseguenze serie. Non tira Mancini dal dischetto, non tira Casiraghi, signori in panchina, tocca Marcolini, sinistro, e vantaggio della Lazio. È il settimo gol in Serie A per Marcolini, inutile l'intuizione di Ferron. Fuser, quasi inconsistente in opposizione, Legle da quella parte. Respinge Ferron. Almeida, ottima partita la sua, la qualità di Mancini. Dieng è in vantaggio su Casiraghi, che tocca Ferron, e Dieng prova a farsi giustizia da sé. L'arbitro ha prima ammonito Dieng e poi, abbastanza inspiegabilmente, Casiraghi. Veron, deviazione di Marcolin, ed è questo l'unico impegno del primo tempo per Marchegiani. Fuser, a tratti dilagante, va a cercare Casiraghi ma sceglie bene il tempo dell'uscita. Ferron. Fabrizio Cicconi con il suo montaggio ci porta al secondo tempo, ancora obiettivi puntati su Mancini. Proprio Mancini tocca per Nedved, autore di una gara maiuscola, e Casiraghi qui in una conclusione abbastanza precipitosa. Ancora Casiraghi, tanto per cambiare, Fuser. Destro potente Ferron, che forse è stato il migliore dei suoi. Nedved per Casiraghi. Ne frena l'azione Balleri, poi una conclusione di Nedved ampiamente fuori. Fuser, Nedved, doppio scambio, conclusione del vice campione d'Europa, alla grande Ferron, poi sbaglia Casiraghi ma trova ancora Nedved, che stavolta fa centro con il destro. Gran gol per Pavel Nedved, quinto centro in campionato, ben indirizzato il suo destro. Nella Samp, Tovaglieri per Franceschetti e s'alzano per Morale, si è sostituito per la settima volta in otto turni. Balleri ammonito per simulazione, qui il contatto è con Panca. Poi Bokšić per Casiraghi e Venturin per Marcolini, che oggi ha segnato il suo primo gol in campionato con la maglia della Lazio, il suo primo gol in Serie A con la maglia della Lazio. Con orgoglio soltanto la Sampdoria, Tovaglieri, la parata di Marchegiani. Guardate Mancini, prova prima il lancio di tacco, poi vede Fuser, un'autostrada davanti a Fuser, che è sfortunato però perché la palla salta male al momento della conclusione. Balleri va a cercare Bogossian, la parata più difficile per Marchegiani. Esce Mancini, al suo posto Rambaldi, una gara molto positiva da parte di Mancini. E guardate la perla di Bokšić, controllo, evitato Legle, ha girato con l'esterno sinistro Mannini. E ancora di sinistra un gioiello. Applaude anche lo stesso Ferron, nonché Eriksson. Davvero un gol strepitoso quello del croato. Cerca la rete della bandiera del Sampdoria con Tovaglieri, non assistito dalla buona sorte il suo sinistro. Dunque finisce 3-0 per la Lazio. Tre gol alla Roma, tre gol al Rotor, tre gol alla Sampdoria, che finora in trasferta nelle gare di campionato ha sempre segnato almeno due gol. Dunque una Lazio che va davvero a gonfie vele, anche quando mancano Nesta, Jugovic, Favalli e Negro. Nella Samp molti problemi, innanzitutto la seconda sconfitta consecutiva per 3-0, ma fra i tanti problemi c'è l'equivoco Morales, un giocatore che non aiuta a centrocampo e non incide in alcun modo in attacco. Gianni. È la partita numero 476 per Bergomi, settimo minuto, Simeone dà in profondità a Djorkaeff, che salta Fontana ma non Carrera, con un lentissimo pallonetto.
numerosi i contatti, spesso fallosi. Sottil su Ronaldo, un chiaro esempio. 26esimo, Giorca F per Zé Elias. Osservate la profondità del brasiliano per l'altro brasiliano che va a cercare di superare Fontana in uscita. Guadagna il calcio d'angolo, l'azione da gol per l'Inter. Batte Moriero. Sul primo palo arriva Giorca F che devia di testa dell'1-0. Quinto gol del francese in questo campionato. Chouchá Moriero gli illustra la fronte. Siamo al 29esimo minuto, ancora questa azione per l'Inter, lungo lancio di Zé Elias per Ronaldo che salta sul tempo Sottil, palo pieno, poteva chiudere qui la partita nella prima mezz'ora l'Inter. Rivediamo il piatto di Ronaldo sull'uscita di Fontana, palo pieno, soffre l'Inter, c'è il forcing dell'Atalanta, Zenoni parte il traversone, corregge Foglio e poi palo colpito da Carbone che in caduta, come rivediamo, va a centrare il legno alla sinistra di Pagliuca. E sempre Atalanta, lo scambio fra Foglio e Caccia, Foglio in aria, la deviazione di Beppe Bergomi è scheggiata la traversa. L'Inter accetta il forcing della formazione nerazzurra, ancora un legno colpito da Sgro, bellissima conclusione di Sgro, tra i migliori in campo anche quest'oggi. E lo vedete, sconsolato, abbiamo l'opportunità di rivedere, fortissima la sua conclusione. Ancora questa occasione per l'Atalanta, nel mucchio svetta la testa di Carrera e Moriero sulla linea di porta devia, salvando così il risultato. Al 45esimo questo contrasto, Coe, Carbone, c'è lotta, si lotta, c'è nervosismo e Rodomonti, come possiamo vedere tra qualche istante, bracca Coe e lo ammonisce. Con il montaggio di Maria Teresa Mazzotta siamo ora nella ripresa, Simoni appare piuttosto cupo. Quinto minuto di gara, West, Coe sulla sinistra, largo, parte il traversone, Galante frena sul terreno infido, temendo l'impatto con il palo. E poi troviamo un minuto dopo lo stesso Galante a duellare con Caccia, la conclusione dell'Atalantino, la risposta di Pagliuca. Nono minuto, pescato molto bene, Carbone sulla sinistra, parte il cross, osservate Sgro come secondo attaccante, ma Pagliuca c'è. La grinta di Mondonico sta per effettuare il primo dei cambi, va dentro Lucarelli, lo prenderà West e va a sostituire Foglio. Risponde anche Simoni, mezzano per Moriero a rinforzare il reparto arretrato, ma Ronaldo al 21esimo va a puntare tre avversari, Sottil lo stende, era già stato ammonito. Seconda ammonizione, Atalanta in 10 uomini. 22esimo, Giorca F, Ronaldo, palleggio in area, contatto con Rustico, contatto sospetto come si vede anche da questa immagine, ma avete mai visto Ronaldo protestare? Assolutamente no. Si prosegue e c'è una ingenuità, la prima di Giorca F, lungo lancio di West, va a toccare questa palla che ormai era perduta, Giorca F viene ammonito da Rodomonti. Tre minuti più tardi, Coe, tacco di Carrera, Sgro e ancora mano destra di Giorca F. Doppia ammonizione, espulsione, salterà il prossimo derby. Cambia ancora Mondonico, dentro Zanini per Carbone, 35esimo, il tocco di Caccia, il tacco, poi ancora Lucarelli, Caccia del gol dell'1-1, la palla non schizza dall'area di rigore nerazzurra e c'è il meritato pareggio dell'Atalanta. Caccia, terzo gol per lui in questo campionato. E siamo ora al 42esimo, bellissima questa azione nerazzurra con Ronaldo che fa da sponda per West. Primo gol di West che dà il successo all'Inter e l'incolumità di Simoni trema perché gli 80 kg finiscono del nigeriano proprio sul corpo di West, ecco di Simoni, ecco il gol di West e il primo gol del nigeriano in questo campionato. Si chiude con questa conclusione di Caccia presa da Pagliuca, quindi prodezza di West che consente all'Inter di espugnare Bergamo dopo 18 anni al termine, come abbiamo visto, di lunghe sofferenze.